Cari amiche e cari amici, benvenuti a questa nuova iniziativa culturale promossa dalla delegazione in Italia del Governo della Catalogna. Come ben noto a chi ci segue, da quando abbiamo cominciato la nostra attività, la promozione della cultura catalana è un impegno che ci accompagna quotidianamente. È con questo spirito che abbiamo dato vita ad un'idea maturata durante quei mesi di lockdown che abbiamo tutti vissuto all'inizio della pandemia. Far conoscere di più e meglio una figura fondamentale nella storia medievale della cultura della Catalogna e dell'intero Mediterraneo. Una figura che tuttavia, almeno in Italia, rimane troppo spesso confinata allo stretto ambito accademico e specialistico. Sto parlando di Ramon Llull, o come viene chiamato in Italia, Raimondo Lullo. Filosofo, pensatore, scrittore estremamente prolifico, ma anche teologo e missionario, Llull è considerato uno dei padri della lingua catalana ed è stato un precursore del dialogo interculturale e interreligioso, un protagonista di un cambiamento d'epoca capace di influenzare molti altri personaggi di primissimo piano nel panorama culturale dell'Europa del 300. La sua figura continua a essere al centro di studi e di convegni di alto livello, come quello, per citarne uno, tenutosi nello scorso mese di novembre a Roma, presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, a quale hanno preso parte anche alcuni degli esperti che hanno accettato di contribuire a questa nostra iniziativa intitolata L'attualità di Ramon Llull, un ponte tra culture e religioni. Il nostro scopo è soprattutto quello di favorire una maggiore conoscenza di Llull ad un pubblico più vasto possibile. Per questo abbiamo deciso di inquadrare la figura del pensatore catalano in due ambiti. Il primo è il dialogo interculturale e ha visto nelle scorse settimane un interessante dibattito tra le professoresse Lola Badia dell'Università di Barcellona ed Elena Pistolesi dell'Università per Stranieri di Siena, moderate da Emanuela Forgetta dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Ora intendiamo approfondire il ruolo di Llull come precursore del dialogo interreligioso, in particolare per quanto riguarda i suoi rapporti con il mondo islamico. Senza dimenticare che Llull è stato riconosciuto beato dalla Chiesa e che è ancora in corso il suo processo per la canonizzazione, non sfugge la sua attualità nel contesto contemporaneo. Come noto, il pontificato di Papa Francesco ha dato un enorme impulso al dialogo con le altre religioni, soprattutto con l'Islam, come testimoniano i suoi ripetuti incontri con personalità di spicco del mondo musulmano, dal grande imam di Al-Azhar, Sheikh Ahmed al-Tayeb, considerato la guida dell'Islam sunnita, al leader sciita, l'Ayatollah Sayyid al-Sistani. Un percorso costellato di documenti importantissimi, come la dichiarazione congiunta di Abu Dhabi o l'enciclica Fratelli Tutti. Ebbene, pur considerando le distanze temporali tra Llull e Bergoglio e di conseguenza le differenze legate al contesto storico, si può evidenziare un legame, un filo rosso tra il pensatore medievale e l'attuale pontefice? È solo uno dei temi che affronteranno in questo secondo appuntamento gli esperti che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa. Sono la professoressa Marta Romano e i professori Francesc Torralba, Xavier Marin e Armand Puig. A tutti loro, come pure alle professoresse Badia, Pistolesi e Forgetta, e a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell'attualità di Ramon Llull, un ponte tra culture e religioni, va la mia profonda gratitudine. Sono sicuro che con il loro prezioso apporto potremo contribuire a diffondere la conoscenza di un personaggio che merita di essere apprezzato e valorizzato. Anche per questo, dopo la diretta odierna, abbiamo deciso di rendere fruibili, a partire dai prossimi giorni, i singoli interventi dei relatori, mettendoli a disposizione sempre sul nostro canale YouTube e sui nostri canali social, affinché possano essere visionati da quanti lo volessero, per un approfondimento culturale personale o per utilizzarli come strumento didattico agile e utile, per esempio alle lezioni di storia e di filosofia delle scuole superiori. Non mi resta che ringraziare ancora una volta i nostri graditissimi ospiti e augurare a tutti voi una buona visione. Il nome Raimondo Lullo è l'italianizzazione di Ramon Llull, di un uomo nato nel 1232 a Maiorca, in Spagna, culla della lingua catalana, che merita però di essere un personaggio per tutti, perché egli è una figura medievale che parla ancora a noi, distanti nel tempo e nello spazio. La prima volta che ho sentito raccontare delle sue avventure e delle sue invenzioni, io ero all'Università di Palermo, e subito mi è sembrato vicino e attuale.
Egli è uno scrittore, un filosofo, un uomo di cultura, uno scienziato e infatti compare in alcuni manuali ad uso scolastico, ma il suo ritratto vecchio e stereotipo lo fa apparire silenzioso e lontano. Per questo egli è un inventore, un innovatore poco conosciuto. Però potremmo dire che è un precursore, un visionario, molto simile ai nostri Leonardo da Vinci o Dante e infatti gode tale fama nella sua terra. Ma egli non è solo spagnolo, perché la sua vita ha avuto un orizzonte mediterraneo. Dalle coste della Spagna si era spostato in Francia e poi in Italia. Genova, Napoli, Messina. Da lì al Nord Africa e poi a Cipro, porta dell'Oriente, per raggiungere la Terra Santa. Quindi Raimondo Lullo è in qualche modo un italiano d'adozione, soprattutto per il tempo e le fatiche che ha vissuto in questa terra. Le sue tracce ancora persistono, ma forse non tutti sanno riconoscerle. Perché aveva viaggiato tanto? Tra paesi sì, vicini, ma diversi, separati non dal mare, ma da tante differenze di politica, di vita sociale, di religione. Era già aspro allora il contrasto tra il mondo cristiano e i musulmani, per differenze e incomprensioni. E questo Lullo voleva porre rimedio, proprio perché aveva un obiettivo, un'aspirazione, quella della concordia. Egli si porgeva come mediatore interculturale, perché conosceva la lingua, parlava l'arabo e aveva una mentalità aperta, capace di creare relazioni e di superare le differenze. L'immagine di Lul che dialoga con i musulmani è emblematica dell'inventore dell'ars magna, la grande arte oppure arte o metodo universale. Per comunicare con le altre culture, Lul cerca un mezzo linguistico sempre più efficace. Una lingua che sia universale non solo come grammatica semplice, ma anche come termini, non solo come parole, ma come idee corrispondenti, che metta a nudo, insomma, le radici comuni. La lingua araba, come l'ebraico, si caratterizza per la radice di 3 lettere, dalla quale derivano verbi e sostantivi, creando famiglie. Anche le altre lingue naturali hanno qualcosa di simile, ma Lul voleva di più. Voleva un linguaggio formale, facile da imparare, da usare e anche facile da scrivere. Una delle immagini che più ricorre per la sua peculiarità è la ruota combinatoria. Così come beato tra le ruote, così fu chiamato in un articolo del 2016 sul Sole 24 Ore. E in effetti le ruote, queste 3 ruote con perno centrale, sono uno strumento non solo visivo, ma meccanico, attraverso il quale Lullo mostra le numerosissime combinazioni che possono crearsi tra gruppi di lettere. Tra le lettere, ad esempio, B, C, D o B, D, F, E o F o altre, si formano frasi minime che sono le stringhe della lingua formale, come le parti della radice creano le lingue naturali. Ma ogni lettera Lullo può attribuire un significato concreto, che però varia, ad esempio, può scegliere tra buono, grande o bello, oppure assumere per B, C o F un altro significato, quale animale, uomo, Dio, o anche le domande fondamentali, perché, dove, quando, e così si creano frasi semplici e condivisibili. Da questa spinta all'uso di un linguaggio formale usato come calcolo combinatorio verranno innanzitutto Leibniz, che promette di risolvere in modo meccanico le controversie, i litigi, con un calculemus, sediamoci e facciamo insieme i conti. E più avanti anche le macchine dell'Alan Turing, l'esperto di crittografia famoso per aver decifrato il sistema denominato Enigma. In qualche modo quindi in lunghi secoli è stata portata avanti la scoperta di Lullo, la meccanicità delle combinatorie, per fini forse diversi da quelli originari. Si è arrivati così ai primi computer dell'IBM, le grosse macchine, e nella nostra quotidianità a breve ci saranno robot androidi in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale in modo autonomo. Potremmo dire che questo è un esito combinato della spinta informatica data da Lull e della genialità meccanica di Leonardo da Vinci, che secoli fa aveva già progettato un cavaliere automatico. Ma le combinatorie di Lullo non sono solo meccanismi o tecniche, sono uno stile di vita.
Infatti, egli aveva tirato fuori anche un metodo per svolgere le votazioni e ottenere elezioni ordinate e democratiche, un metodo per mescolare erbe e aromi in base agli umori corporei per trarre medicamenti, un metodo per ricordare le cose importanti, o per scrivere bene, o per meditare e recitare le preghiere, puntando sempre al massimo all'infallibilità. In qualche modo Lull ha trovato la pietra filosofale, come desideravano gli alchimisti suoi contemporanei, non con la chimica o con la magia, ma con lo studio. Lull aveva molta fiducia nella capacità umana di andare oltre e migliorare le prestazioni fino a sfondare il limite. E questo valeva sia per il soggetto singolo, ma anche per la comunità, con una visione ampia, al di sopra della città o dello Stato, una visione potremmo dire globale, e dando spazio per un verso alle scienze da studiare e rendere chiare, ma per l'altro verso dando spazio alle relazioni umane, all'atteggiamento di apertura tipico dell'amore cristiano, aperto alla natura, all'invisibile e al trascendente. Di entrambi gli aspetti ancora si sente l'eco, delle sue invenzioni teoriche e del suo agire in prima persona, con apertura senza riserve verso l'altro. Un eco che dall'antichità medievale fino ad oggi risuona e molti probabilmente non sanno che all'origine c'è Raimondo Lullo. In questo brevissimo intervento vorrei presentare al filosofo Ramon Llull dal secolo XIII, precursore del dialogo interreligioso. La domanda che dovremmo porci è se Ramon Llull e la sua concezione del dialogo e dell'incontro delle religioni nel tempo presente abbiano qualcosa da insegnarci. Nel contesto contemporaneo, in un'Europa assediata dal problema dell'integrazione degli immigrati di diverse origine, con società multiculturali e in cui si verificano diversi conflitti culturali e infine in un quadro globale determinato dall'avvicinamento delle religioni, non ci sarebbe lettura più adeguata del libro del Gentile e dei Tre Saggi di Ramon Llull, in cui si mette alla prova il procedimento di comprensione reciproca tra tradizione religiosa, anche storicamente considerate contrapposte. La cosa più interessante non è la sua finzione sul dialogo religioso, ma la sua stessa esperienza. Lo ha dimostrato possibile e lo ha convinto che la convergenza dialogica tra ebrei, saraceni e cristiani poteva essere articolata anche senza la necessità di rinunciare a una verità comune. Il libro di Ramon Llull, che in modo più diretto e chiaro affronta questa domanda. Ho quindi deciso di tenere maggiormente conto di questa opera, fatta salvi occasionali riferimenti ad altri, anche per la novità che rappresenta, sebbene i dialoghi tra cristiani e altre confessioni fosse sempre comuni, come mostra la storia della teologia, in essi c'era sempre una tendenza a dare il primato diretto alla visione cristiana e gli interlocutori erano separati. Nel libro del Gentili e dei Tre Saggi si riscontra un orientamento metodico che distingue per la sua capacità di affrontare razionalmente l'accentuazione della pluralità culturale a cui oggi assistiamo. Sarebbe inopportuno ridurre il dialogo interreligioso allo scambio di opinioni tra credenti di diverse confessioni religiose. Oggi quel dialogo deve includere il rapporto tra credenti e non credenti. Ricordiamo che Ramon Llull, dopo aver ricevuto la chiamata divina, cambia radicalmente vita. Ciò che è rilevante in termini intellettuali è la decisione che prende, intendere scrivere
il miglior libro dal mondo, un libro che possa servire a dissipare gli errori degli infedeli. Ma le religioni si allontanano l'una dall'altra e le loro relazioni e i loro incontri sono almeno virtualmente conflittuali a causa delle varie rivelazioni a cui si dichiarano fedeli. In questo modo non stupisce che i suoi scritti mostrino di poter rispondere alla vocazione alla quale si sente chiamato solo da un progressivo approfondimento dell'intelligibilità della propria fede. Nel dialogo che analizziamo si propone di accantonare l'autorità e basare l'accordo su ragioni dimostrative necessarie. È un modo di argomentare in difesa della fede che si può definire interno, poiché mostra la ragionevolezza della fede stessa senza bisogno di ricorrere a criteri esterni o indipendenti. Tenendo presente che la prospettiva da cui analizziamo il libro del Gentile e dei Tre Saggi e la sua attualità, a prescindere dal suo contenuto, vorremmo ora interrogarci sulle condizioni necessarie affinché il dialogo interreligioso dia frutto e eviti così il conflitto, anche conflitto non violento tra visioni del mondo antagoniste. È possibile, in base alla sua lettura, elaborare una sorta di discorso normativo che permetta di individuare i tratti di un autentico dialogo interreligioso. Vediamo. È possibile, vieni ad insegnarci, un dialogo, ma sima impegnarsi in esso non richiede allo stesso tempo la rinuncia alla verità. La tolleranza non compromette la convinzione interiore e l'onesto impegno di ciascuno per la propria verità. Il dialogo non solo mette in moto l'esercizio di una ragione che condivide e quindi accomuna ogni uomo, rende possibile risolvere ciò che, secondo Ramon Llull, causa dissenso. Bene, dal racconto lulliano osserviamo che prima di tutto il dialogo richiede la buona intenzione degli interlocutori e che mantengono un impegno disinteressato alla ricerca della verità e all'uso della ragione. Il dialogo deve svolgersi in condizioni di sufficiente libertà per ciascuno, senza timore di rappresaglie il proprio contenuto dogmatico. Gli interlocutori devono partecipare, come i saggi della narrativa di Ramon Llull, a armi pari. Infine, e nonostante la sua naturalezza inconcludenza, il processo dialogo deve portare alla consapevolezza del comune. Il dialogo interreligioso non ha conclusione. Il suo risultato, la misura della sua efficacia, non si trova nel numero di conversioni che genera. Il suo successo sta nel far nascere quello spirito di armonia con cui nel libro di Ramon Llull i tre saggi si salutano, superando l'inimicizia. Si salutano in modo felice e amichevole quando arrivano in città con le speranze e desiderio di continuare a sciatare in futuro. L'incontro dei tre saggi ha permesso loro di autochiarire, oltre che di individuare ciò che condividono, la razionalità. Per tutto questo che abbiamo detto, possiamo affermare che Ramon Llull è un referente anche oggi, nel nostro tempo, per il dialogo interreligioso. Grazie tante. Les tasques excepcionals demanen personatges extraordinaris. En el pas del segle XIII al XIV, la tasca era colossal. Es tractava d'esforçar-se
mantenir el contacte entre cristianisme i islam en un moment en què la correlació de forces que representaven les dues religions experimentava un canvi immens. A la banda occidental de la Mediterrània, l'islam reculava, mentre que l'Orient era el cristianisme que es veia forçat a abandonar Terra Santa. I alhora, la corona catalana-aragonesa perdia l'hegemonia a la Mediterrània i eren Gènova, Venècia i Pisa les repúbliques dominants. Tot plegat feia que semblés que la conjuntura històrica evocava un profund trencament cultural que es plasmaria en nous conflictes permanents. Tanmateix, en aquell precís moment hi romp potent el personatge monumental de Ramon Llull cridant al diàleg. Només una figura excessiva com Llull podia fer front a aquesta situació. I així, destacant com a missioner, com a filòsof, com a lògic, com a novel·lista, com a poeta, astrònom, místic, Llull sap recollir creativament el pensament del seu temps en vista a l'establiment d'una saviesa on tots els éssers humans poguessin sentir-se reconeguts. I és que l'horitzó intel·lectual de Llull esdevé indiscutiblement universalista. No es tracta per a ell ni de la indiferència envers els qui són diferents, ni de la tolerància de qui es veu abocat a acceptar l'alteritat, sinó d'una aposta per al diàleg. Ara bé, no podem demanar a cada moment històric més del que és capaç de donar. Certament, l'interès de Ramon Llull pels musulmans no provenia d'un sentiment anticipat d'interculturalitat, sinó de la preocupació per la salvació dels qui són religiosament diferents. És a dir, en Llull, el missioner, precedeix i predomina per damunt del pensador i de l'escriptor. On és, doncs, l'originalitat de Ramon Llull? Consisteix en constatar el fracàs d'una determinada manera de fer fins llavors predominant. No serveix de res pretendre convertir els musulmans, convèncer-los de la falsedat de la seva fe, si hom no és capaç de demostrar, a més, la veritat de la pròpia creença. Per això Llull proposarà com una alternativa l'exigència de satisfer la racionalitat dels interlocutors. Es tractarà d'una apel·lació a la capacitat de raonament dels musulmans. Per això fundarà escoles on ensenyar l'àrab, on aprendre l'alcorà, la filosofia i la teologia islàmiques, així com la moral musulmana. Perquè Llull demana als uns i als altres, a cristians i a musulmans, que facin servir la seva raó. No hi ha autèntic diàleg si un creu posseir la veritat i menysprea els altres. No es pot situar l'interlocutor a la defensiva, sinó oferir-li sempre l'oportunitat de discutir, de prendre part en el debat, de poder rebatre el discurs que li adrecem. Seran lluny la fi de la discussió que genera allunyament. És l'opció per un diàleg que provoqui proximitats. Ara bé, on és l'originalitat? On és el repte? Llull creia que el sistema lògic que ell havia ideat li comportaria la victòria i que els musulmans, apel·lant a la seva pròpia racionalitat, li donarien la raó. Però la realitat va ser ben diferent. Els viatges al Magreb li van demostrar a Llull que les conviccions i la convivència no s'edifiquen només sobre bases lògiques. I Llull constata llavors com n'és difícil seguir defensant
el diàleg quan l'interlocutor no comparteix el nostre punt de vista. Certament, això humanitza Ramon Llull i el torna realista. El seu entusiasme de convers el porta a elaborar una metodologia per al diàleg, però els interessos geopolítics del moment li passen pel damunt. És un toc d'advertència, també per avui, sobre la difícil relació entre la voluntat dialogant i els interessos de tot ordre. Però la pregunta que es planteja Ramon Llull continua intacta. La diversitat cultural ens aboca sense solució al conflicte i a la incomunicació, o el pluralisme pot esdevenir un impuls per la convivència? En el sentit que genera aquesta qüestió, d'alguna manera Ramon Llull i el Papa Francesc comparteixen punts de vista. Tots dos viuen en un context de canvi cultural accelerat, motivat en gran part per les aportacions de gent provinent d'altres cultures. I tots dos comparteixen la convicció que aquesta diversitat no pot ser gestionada ni amb il·lusions identitàries defensives ni amb l'estigmatització dels altres. Serà el diàleg l'eina per reconstruir la bona entesa que permet instal·lar-se adequadament en la complexitat. No es tracta simplement de ser capaços de conviure, sinó de comunicar-nos, és a dir, de fer coses en comú. És la comunicació com primer pas vers la comunió, cap a la unió. Les expectatives diferents i la diversitat de punts de vista no són obstacles prou potents per apartar-nos de la voluntat de comunicar-nos. El Papa Francesc ho està visibilitzant, privilegiant el diàleg amb l'Islam. Els acords que ha signat el Marroc, a Egipte, a Abu Dhabi, mostren l'afany per evidenciar que les diferències no ens separen. La trobada amb el gran ayatolà el Sistani amb motiu de la visita del Papa Francesc a l'Iraq és el testimoni del poder transformador de l'espiritualitat. Per això és tan il·lustratiu que tant Ramon Llull com el Papa Francesc hagin de fer front a tantes i dures crítiques internes i que, pel contrari, el seu discurs susciti interès entre els musulmans. Cari amici e amiche, vogliamo parlare sull'attualità di Raimondo Lullo, un grande personaggio, un grande pensatore che visse nell'Europa meridionale, nato a Maiorca nel 1232 e morto anche lì nel 1316. Può parlarci un uomo che ha vissuto tanti anni fa? Può dirci qualcosa? Vorrei sottolineare alcuni punti. Prima, il dialogo interreligioso come scopo della sua attività. Lullo è convinto che con le altre religioni bisogna parlarci. Non litigare, non confrontarsi, ma parlare. Il dialogo interreligioso per Lullo non è una scelta qualsiasi, è quasi una necessità. Anche l'ecumenismo, anche il dialogo con i non cattolici. Per Lullo c'è un grande valore, la riconciliazione tra Oriente e Occidente e anche questo ritrovarsi, rincontrarsi tra religioni cosiddette abramitiche, cioè quelle che risalgono ad Abramo come padre comune, cristianesimo, giudaismo e Islam. E poi un'altra cosa. Lullo è convinto del rispetto verso l'altro. Non è facile questo, perché in quel momento lì tutti volevano imporre la loro legge. Lullo è uno che pensa che non è
la lotta, non è la crociata, quello, non è la distruzione del nemico, la distruzione del nemico, quello che ci rende più forti e più bravi, ma la persuasione. Parlare e convincere l'altro che bisogna prendere questa strada, che bisogna prendere questa via. E poi Lullo aggiunge la parola amore a due altre parole che sono molto importanti. Quando uno pensa, ragiona, quindi la ragione è chiave. Ma se uno pensa qualcosa dalla fede, anche la fede diventa importante, naturalmente, e Lullo è un pensatore cristiano. Quindi la fede e la ragione. Ma Lullo aggiunge, e poi l'amore. Non c'è modo di ragionare, non c'è modo di incontrarsi con l'altro attraverso le fedi diverse, ma tuttavia tutte fede. La ragione che è comune a tutti, e quindi la ragione è il punto nodale per parlare, per dialogare con l'altro, ma anche l'amore, perché senza amore come dialogherai? E lui è convinto che l'amore è un argine che ha tanti effetti positivi nella vita. E dopo di questo, Lullo, bisogna anche dirlo, adopera un metodo intitolato l'ars, l'arte. È un metodo universale, è un linguaggio universale, perché lui è convinto che soltanto possiamo parlare se la grammatica è comune. Perciò lui ha studiato l'arabo, lui scrive in catalano, in latino e in arabo. Non soltanto latino e catalano, ma anche arabo, perché devi imparare la lingua dell'altro per farti capire da lui e poter raggiungerlo. E quindi questa è la lingua, ma poi c'è la grammatica profonda, il modo di fare. E questo lui lo chiama ars, l'arte. In questa società della conoscenza, Lullo pensa che bisogna cercare l'unità del sapere. E questo sapere include tantissime, tantissime cose, include la teologia, la filosofia, la letteratura, ma anche la logica, la matematica e anche la tecnologia dei computer. Leibniz, un grande filosofo del Settecento, riconoscerà che c'è in questa Ars de Lullo una sorta di profezia, per dire così, di qualcosa che annuncia quello che sarà la tecnologia dei computer nei nostri secoli. E poi questa attualità di Lullo si manifesta nel fatto che lui capisce la complessità. Per lui le cose non sono semplici, neppure facili, sono complesse, non complicate, complesse. Complesso significa che bisogna cogliere dove ci sono i punti fermi, le difficoltà, i vantaggi, i discorsi cambianti. Lullo conosce la complessità e la tratta in base alla nozione di relazione. È importantissima per lui questa base. Perché la relazione è in fondo l'atteggiamento fondamentale riguardo al dialogo. Il dialogo non è mai facile, ma il dialogo è sempre lo strumento imprescindibile. Un dialogo fecondato dalla via amoris, dalla via dell'amore. E perciò Lullo, con questo dialogo, pensa che sia possibile trovare una speranza per la pace. Perché la pace è la grande speranza degli uomini e le donne di oggi, e poi la concordia, il vivere insieme. La pace e il vivere insieme. Questo è centrale nel pensiero di Lullo. In modo che, con questo finisco, lui a un certo punto
scrive una preghiera indirizzata, rivolta alla Madonna, e lui si fa procuratore, cioè intercessore presso la Madonna e presso Dio, di tutti i popoli, non soltanto del suo popolo, non soltanto della sua religione, ma di tutti i popoli. Quindi mette 11 nomi di popoli, tra cui i tartari, i mongoli, i bizantini, chiaramente i cattolici, tutti i popoli sono portati davanti alla Madonna e per loro Lullo prega. Un esempio molto bello di come nel 200-300 un grande pensatore, Raimondo Lullo, ha aperto strade che oggi pensiamo che siano evidenti, ma in quel momento sono profezie, sono profetiche. Lullo è un uomo di ieri, ma che ci parla oggi, è un uomo di oggi che parla col linguaggio della sua epoca. A voi di ascoltarlo.